Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di turismo perché siamo al momento della verità per gli operatori di tutta la regione dopo un inverno che è andato bene anche in Abruzzo, perché dopo la pandemia comunque sono riprese le attività della stagione sciistica che è iniziata un po' in ritardo, ma si va prolungando. E ora ci sono i primi banchi di prova per l'estate, per la macchina di una industria trainante anche nella nostra regione, sempre più trainante. I primi weekend, i primi ponti da Pasqua al 25 aprile al 1 maggio ci diranno quanto e come l'Abruzzo sia una destinazione appetita nel panorama nazionale e internazionale. Parleremo della promozione turistica, ma parleremo soprattutto dei servizi che vengono offerti sul nostro territorio, oltre che dei tanti eventi, a partire da quello più imminente e forse più rilevante dell'anno, che è la grande partenza del Giro d'Italia. Allora, ne parliamo con i nostri ospiti. Per gli addetti ai lavori abbiamo Gianmarco Giovannelli, presidente regionale di Federalberghi. Buonasera Giovannelli, bentornato Buonasera a tutti, negli grazie. studi di Rete 8. Abbiamo, e non poteva essere diversamente, l'assessore regionale alle politiche turistiche della regione, Daniele Damario. Buonasera assessore. Buonasera. E abbiamo in rappresentanza dei comuni il sindaco di Fossacese Enrico Di Giuseppe Antonio. Lo abbiamo scelto, buonasera Di Buonasera. Giuseppe Antonio, Buonasera. perché è il sindaco della città dove niente poco di meno partirà il Giro d'Italia 2023. E quindi, insomma, è quello un po' più preso dalle operazioni di questi giorni. Allora, io inizierei con Giovannelli, perché questa mattina abbiamo letto, peraltro in seconda pagina, pagina regionale del quotidiano Il Centro, un suo primo bilancio in rappresentanza del settore rispetto appunto a questa fase che io stavo connotando delle festività pasquali, insomma, il momento in cui si comincia a togliere un po' di polvere, si comincia a rodare un po' le strutture, si comincia a riaccendere le piscine, si comincia a cercare personale, anche questo è un po' un problema, insomma, si cominciano a fare le prove generali. È iniziata la grande stagione del turismo abruzzese e come, Giovannelli? Ma intanto diciamo che abbiamo un nemico generale che è il tempo, il clima e la temperatura. La stagione invernale stentava ad iniziare con delle temperature ritenute ovviamente dagli operatori molto alte affinché la neve potesse intaccare, così come l'innevazione artificiale. Grazie a Dio abbiamo avuto una buonissima stagione invernale che si è procrastinata con il tempo, ma che ha dato le giuste soddisfazioni soprattutto ai nostri comprensori montani. Penso soprattutto, ecco, al comprensorio di Roccaraso, che è una centralità importante dell'Appennino italiano, ma anche alle montagne limitrofe. Ecco, penso a Prati di Tivo, a Campofelice e ad tante altre località, Passolanciano, laddove comunque è stato possibile poter quantomeno accogliere gli amanti del turismo invernale. Oggi abbiamo la possibilità di affrontare una stagione che in realtà si prospetta positiva, sempre dai feedback che ci arrivano dalle varie associazioni territoriali, nonché anche dagli operatori, dai nostri stakeholder principali, soprattutto privilegiati, che ci danno la possibilità di capire che comunque c'è una eccellente richiesta, che ci auguriamo diventino in stragrande maggioranza poi conferme, perché è chiaro che la famiglia italiana, soprattutto in questi momenti, cerca di gestire il risparmio domestico affidato poi anche soprattutto alle vacanze. È normale che il Ponte Pasquale, che comunque è stato ricco di presenze, seppur con questa brutta sorpresa anche qui della temperatura bassa, ci ha dato la possibilità di capire che comunque anche nell'era post-Covid abbiamo ritrovato la dinamicità di tutte quelle organizzazioni che comunque fanno anche nei ponti festivi che anticipano l'estate molte iniziative dallo sport alla cultura, cercando di muovere molte presenze, la maggior parte delle quali rappresentate da appassionati del turismo all'aria aperta, ma anche di esperienze all'aria aperta, passando per l'enogastronomia fino ad iniziative sulla costa che hanno animato ovviamente
i centri sportivi, ma anche tante altre iniziative e di varie discipline che hanno consentito comunque di rispolverare, come dicevi tu, l'aria di vacanza estiva. Ci auguriamo che il tutto sia confermato anche nei prossimi ponti. Il 10% delle strutture ricettive comunque nei ponti solitamente riaprono i battenti, seppur con tutte le problematiche di conduzione che negli ultimi anni sembrano sempre più difficili da affrontare, ma soprattutto, ecco, ci rendiamo conto che l'Abruzzo è una regione che quando viene scoperta stupisce perché la circuitazione di questo territorio, che è comunque piccolo, è un territorio che consente di dare la possibilità a più esperienze giornaliere di poter essere vissute e soprattutto di poter avere una consapevolezza breve ma intensa di tutto quello che è il nostro parterre e il nostro, tra virgolette, portafoglio di prodotti turistici regionali, a partire dalla cultura e anche questa grande consuetudine di qualità che sta rendendo l'Abruzzo anche molto nota agli addetti ai lavori, cioè le mostre di livello che comunque attirano anche un'utenza specifica di esperti e di appassionati, i quali dimostrano che ci si sposta volentieri quando un territorio sa offrire anche prodotti di nicchia, come in questo caso, ecco, quello della cultura e poi dell'indotto che comunque viene offerto e viene messo a disposizione. È certo che su questo sicuramente siamo pronti a scommettere sempre di più su progetti e programmi di comunicazioni specialistiche e soprattutto di settore, così come cerchiamo di fare sempre con l'assessore, con la Regione Abruzzo, che da questo punto di vista ritengo abbia sicuramente il desiderio, come lo ha dimostrato nei nostri incontri, di poter recepire quali sono le nostre priorità, ma soprattutto per una regione che sta dimostrando di essere una regione sicuramente particolarmente apprezzabile quando si sa presentare e quando sa comunicare. Allora, la prima vetrina per l'Abruzzo di spessore mondiale, davvero con un ritorno d'immagine che si presume davvero ingente per quello che rappresenta poi la visione televisiva di uno scenario meraviglioso come quello della Costa dei Trabocchi in particolare, ma di un po' tutto il territorio regionale, è la grande partenza del Giro d'Italia. Enrico Di Giuseppe Antonio, solitamente Fossacese, che già si è consolidata come una località tra le più attrattive del centro-sud Italia per il turismo estivo, quest'anno è alla prova un po' più anticipata della sua macchina di un settore che per voi rappresenta la gran parte del prodotto interno lordo della città, il turismo. Ecco, avete iniziato a lavorare sulla partenza del Giro e ricordiamoci sarà a maggio, ormai ci siamo a meno di un mese a questo punto, da quando e soprattutto che tipo di approccio per poter sfruttare al massimo un'occasione storica, io direi quasi irripetibile. Davvero irripetibile, alla luce anche delle considerazioni del Presidente, che poi rappresenta le imprese turistiche, quelle che ovviamente dal turismo traggono il vantaggio economico, perché sono imprese che guadagnano, producono ricchezza e creano occupazione. Il Giro d'Italia è stata una scelta intelligente, oculata e strategicamente utile per la promozione, soprattutto la grande partenza. La Regione Abruzzo, investendo delle risorse, Daniele l'assessore sa benissimo che l'ha seguito, investendo delle risorse e promuovendo il territorio. C'è da fare una precisazione importante, come ha detto lei, direttore. Le ultime grandi partenze hanno registrato non meno di 500 milioni di telespettatori, perché la grande partenza va su tutto il circuito del mondo televisivo.
Quindi noi dobbiamo prepararci non a valorizzare Fossacese, Ortona, la costa dei Trabocchi, dobbiamo prepararci a valorizzare l'Abruzzo, perché obiettivamente questa è una regione poco conosciuta, ma è un problema che ci trasciniamo da secoli. Evidentemente non si è così cercata di fare una oculata strategia di promozione. È come il prodotto, come un'impresa che crea un prodotto, deve saperlo valorizzare, deve saperlo vendere. Quando si alzerà l'elicottero col video, che vedrà la costa dei Trabocchi, vedrà la costa abruzzese, io parlando di costa abruzzese parlo da Martinsicuro a San Salvo, oltre ovviamente alla parte interna, vede un panorama, un paesaggio di inconciliabile valore comunicativo. E significa chiaramente che questo Giro d'Italia, questa grande partenza, contribuirà a darci una prospettiva di crescita. Ci siamo impegnati fino all'inverosimile, a parte qualche polemica, dall'inizio della presentazione di Milano, giorno dopo giorno, stiamo cercando di colmare le difficoltà, i problemi, le lacune, di promuovere, di migliorare, di qualificare, di trovare risorse finanziarie anche nei nostri complicati bilanci dei comuni. Ma adesso tutti i comuni, per quanto concerne la grande partenza Fossacesia, Rocca, San Vito ed Ortona. Poi c'è la copartecipazione di tutti, davvero, abbiamo trovato la RCS che è un'organizzazione efficientissima, cioè sembra veramente a volte di stare in un altro pianeta per le particolari diciamo caratteristiche di questa azienda, di questa società che considera tutto quello che riguarda appunto il Giro d'Italia. Poi la Prefettura con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, Regione, Provincia e Comuni. Significa che noi, diceva lui, noi abbiamo due pilastri importanti dell'economia. Alle mie spalle, Fossacesia, la zona più importante per quanto concerne l'attività industriale, la Val di Sangro, dove sì, nonostante qualche piccolo segnale di crisi, evidentemente una delle zone industriali più importanti del centro-sud, ma è un pilastro importante, determinante per l'occupazione, come lo è il turismo. Non bisogna perdere assolutamente neanche più un secondo, un minuto, perché consolidando questo pilastro davvero si regge una regione importante. Io do atto e ne ho dato atto a Daniele Damari, non fosse altro che è stato un mio allievo, un mio assessore per 5 anni. Eravate nella stessa giunta provinciale di Chieti negli anni in cui nasceva la Via Verde. Perfetto, quindi sa benissimo. Conoscete bene l'argomento. Si è educato al turismo, nonostante che lui ovviamente, avendolo fatto pure a Francavilla questa attività come assessore, sa benissimo. Francavilla ha conosciuto il turismo in epoca anche importante, no? Certo. Quindi sa benissimo che cosa significa il turismo. Noi dobbiamo fare in modo che questa grande partenza, questo Giro d'Italia, sia come una promozione importante che serva soprattutto a darci una prospettiva di crescita migliore. Ci sono tutte le condizioni. Allora, assessore, loro iniziano ad aprire gli alberghi. Enrico Di Giuseppe Antonio è al lavoro da settimane per contribuire al meglio alla grande partenza del Giro d'Italia, e voi, insomma, che vi occupate della promozione turistica dell'Abruzzo, abbiamo visto anche le immagini, siete in giro già dall'inverno, insomma, perché poi quello che si semina in inverno si raccoglie in estate, alla Bitte di Milano, nelle varie occasioni in cui anche a Napoli di recente viene lanciato questo marchio Abruzzo. Ecco, diceva Di Giuseppe Antonio, l'Abruzzo è ancora una regione non conosciutissima. Al di là dell'evento che va sfruttato del Giro d'Italia, qual è la strategia di promozione turistica in Abruzzo? Su cosa state lavorando affinché questo marchio passi nella sua maggiore efficacia attraverso i media, attraverso gli strumenti di comunicazione? Beh, è evidente che, come hai detto tu, insomma, gli ultimi due anni, poi insomma, da appena è stato possibile, subito dopo il Covid, ci siamo concentrati in una serie di eventi fieristici, insomma, che ci hanno visto a Londra, a Monaco, Milano, Bit, in fiere specializzate come quelle del cicloturismo a Bologna ultimamente, a Napoli, non fosse altro per la convenzione che abbiamo col Napoli, che penso che sia, visti anche i risultati sportivi del Napoli, sicuramente una scelta azzeccata che ha
c'è stata qualche polemica, però poi alla fine i risultati danno atto che è stata una scelta sicuramente azzeccata. È evidente che sappiamo che l'Abruzzo non è una regione conosciutissima in Italia, ancora meno all'estero. Voglio dire, è evidente che lontano dai nostri confini, quando si parla d'Italia, generalmente le prime cose che vengono in mente sono Venezia, Milano, Firenze, Roma. È evidente che insomma noi scontiamo questo gap, che però io ritengo che pian pianino stiamo azzerando. Eventi promozionali, abbiamo fatto i nuovi spot, cerchiamo di essere anche a livello televisivo, cominciamo ad ingranare pian pianino con investimenti anche importanti, ovviamente con i grandi eventi sportivi. Vorrei ricordare non solo il Giro d'Italia, però insomma abbiamo ospitato l'anno scorso i campionati europei di volley under 20, campionati italiani di pattern a rotelle, insomma, voglio dire, ci sarà la Coppa Interamnia tra poco a Teramo, la Coppa Interamnia a Teramo, Giovannelli, che è una grande occasione di, oltre che di promozione, di ricettività per assolutamente sì, perché poi è evidente che ospitare manifestazioni importanti come quella del Giro d'Italia, oltre che un veicolo promozionale importantissimo, ma rappresenta anche far economia sul territorio. Parliamo di milioni di persone che per 3-4 giorni dormiranno in Abruzzo, mangeranno in Abruzzo e avranno la possibilità di vedere le bellezze del nostro Abruzzo. Quindi il lavoro è tanto, evidente che per avere risultati in termini di visibilità non è una cosa che ottieni dalla mattina alla sera, ci vuole tanto lavoro. Devo dire che noi, insomma, i dati ci cominciano a far dar ragione, lo stiamo facendo anche all'estero. Racconto questo episodio: io sono stato in Giappone tempo fa, però in qualità di assessore allo sviluppo economico, dove abbiamo accompagnato 38 imprese abruzzese al Foodex, che è la più grande fiera per quanto riguarda il settore food dell'Oriente. Però già che eravamo lì, siamo stati ricevuti da JTB, che è il più grande tour operator giapponese nel mondo, cioè accompagna l'80% delle persone che escono dal Giappone, lo fanno attraverso questo tour operator. È evidente, con la struttura, insomma, i primi 20 minuti eravamo invisibili, perché immaginate, in Giappone ci presentiamo, che noi siamo dell'Abruzzo. Dove si trova l'Abruzzo? In Italia. Bene, l'Italia la conosciamo, Venezia, solito giro. Dove vi trovate? Vicino, sulla stessa linea di Roma. E dopo abbiamo, tra virgolette, studiato quali erano le possibilità. Voglio dire, no, questa è una nicchia di mercato, per dire che poi le tentiamo tutte. E loro ci hanno spiegato che l'80% di quelli che partono in Giappone fanno questo 4 metri, quindi non hanno tempo di venire in Abruzzo. Il 20% va solo a Roma. Visto che state vicini, se riuscite a organizzare dei pacchetti che poi devono durare al massimo 48 ore, soprattutto per quanto riguarda il turismo esperienziale legato all'enogastronomia, ce li presentate, veniamo noi, se possibile quelli che vanno a Roma per una settimana cerchiamo di portarli in Abruzzo. È evidente che insomma un passo alla volta, però devo dire che i risultati ci danno ragione. Insomma, c'è uno studio, non dobbiamo anche dimenticare che, insomma, che siamo anche la regione verde d'Europa, c'è uno studio di un'indagine fatta da Enit, non è recentissima, di circa 3-4 anni fa, che chiedeva a un soggetto di 5.000 persone di legare ad ogni regione una sola parola. Beh, l'80% di quelle persone ha legato alla regione Abruzzo la parola parchi, e quindi questo non lo dobbiamo dimenticare. Prima Enrico ricordava ovviamente che a ridosso di Fossa Cesia c'è insomma un comparto industriale importante, insomma, forse la locomotiva industriale dell'Abruzzo. Noi dobbiamo rivendicare fortemente che, essendo una regione a forte vocazione industriale, questo non lo dobbiamo mai dimenticare, diciamo che il comparto industriale abruzzese è sicuramente il più importante del Mezzogiorno. Su questo insomma i dati ce lo dicono. Però farlo convivere con 3 parchi nazionali, un parco regionale, una miriade di aree protette, far passare la ciclovia dei Trabocchi a pochi chilometri del più grande insediamento, che è la Sebel, che conta 6.000 addetti solo diretti più l'indotto, significa che siamo già un modello di sostenibilità, e questo dobbiamo rivendicarlo. Quindi insomma le carte che abbiamo da giocarci sono tante, ce le stiamo giocando, e ritengo che i risultati ci cominciano a dar ragione, insomma. Bene, noi ci fermiamo per la prima pausa, tra poco torneremo in studio affrontando ulteriori tematiche legate allo sviluppo turistico della regione. A tra poco.
Siamo tornati in studio con Gianmarco Giovannelli, vorrei andare più a fondo del discorso che ha introdotto l'assessore relativamente appunto all'offerta turistica dell'Abruzzo, perché si parla di un'offerta che va calibrata anche rispetto alle esigenze del mercato. Come è cambiata la vacanza rispetto agli standard tradizionali, e quindi come il mondo della ricettività nel vostro caso deve adeguarsi a quelle che sono le esigenze. Pensiamo soltanto per esempio a questi weekend che stiamo attraversando, in cui veramente è possibile prendere il sole, iniziare sperando appunto che il meteo ce lo consenta, ma insomma probabilmente già dal weekend del 25 aprile saranno aperti molti stabilimenti, prendere il sole al mare dopo aver sciato in montagna, perché nell'Aquilano si continua a tenere gli impianti aperti anche in questo mese, cioè un'esperienza che penso in pochissimi posti al mondo sia possibile. Ecco, sono pacchetti sempre più brevi, sempre più indirizzati, non c'è più la vacanza tradizionale? Ma io penso che sia una tendenza internazionale, soprattutto post-Covid, ma c'era già una consuetudine che si stava rafforzando nell'ultimo decennio, una vacanza soprattutto giovanile, più breve ma più intensa durante l'estate o durante addirittura l'annualità. Il desiderio comunque di riscoprire l'Italia, perché dobbiamo anche capire questo, noi dobbiamo assolutamente sollecitare anche le nuove generazioni su ciò che offre il nostro paese. Molte volte si seguono delle mete semplicemente per un passaparola dovuto a delle ottime campagne promozionali che magari qualche paese internazionale riesce a fare, soprattutto legandosi agli interessi di alcune fasce di età più giovani, ma anche più mature, solamente in termini, come dire, oggettivi. Se andiamo a fondo, l'Italia, quando si muove, l'Abruzzo sa anche determinare quelle che sono le sfumature dei borghi, delle spiagge, la spiaggia attrezzata del nord d'Abruzzo, la spiaggia più naturalistica del sud, della costa sud abruzzese, la città metropolitana italiana, la patria di Gabriele D'Annunzio. Insomma, io ritengo, come riteniamo tutti noi operatori, che ci impegniamo a capire quali sono le caratteristiche affinché possa essere maggiormente sollecitato un territorio e quindi creare l'occasione di desiderio di scegliere questo territorio. Ecco, noi operatori su questo ormai abbiamo capito che maggiore è l'elemento comunicativo, maggiore è la proposta integrata. Ora diciamo mare e montagna, l'abbiamo detto tante volte, sembra quasi uno slogan che ci vogliamo, vogliamo ripeterci e basta. Questo slogan è reale. Per esempio, io ho notato negli ultimi giorni, nell'ultima settimana, tra l'altro che ha avuto queste temperature così basse, che molti che erano venuti in vacanza sulla costa sono veramente andati in 40 minuti a Prati di Tivo, a Pietracamela, e scendendo dicevano: è assurdo sapere che qui magari ci sono 2 ore di sole e qualcuno si fa anche il bagno. Ma questo cosa ci fa capire? Che c'è tutta una costruzione di comunicazione esperienziale, emozionale, che noi dobbiamo necessariamente fare, perché non ci sono differenze rispetto a tante altre mete. Poi, quando abbiamo queste occasioni importanti, mi congratulo con il sindaco di Fossacesia, ma tra l'altro anche per la visione che ha e dalla sua esperienza, insomma, pluriennale di amministratore anche, direi, illuminato, ma la grande partenza sulla costa dei Trabocchi, secondo noi, è una grande partenza dell'Abruzzo verso una visione allargata che si rilancia verso anche attenzioni sulle altre coste abruzzesi e territori abruzzesi. Noi abbiamo ad esempio sulla costa nord un claim che abbiamo registrato ma anche utilizzato per diversi anni, che a mio avviso dovremmo rilanciare, che è quello della Costa Blu. Ma perché? Perché le identificazioni geografiche servono proprio per capire poi quali sono le caratteristiche non solo
geografiche e ambientali, ma soprattutto anche differenziarle per quello che hanno saputo offrire dalla storia alla rievocazione di alcune attività che oggi, ad esempio, come i trabocchi, presentano, cioè proposte enogastronomiche legate allo sport e legate anche a vacanze brevi. Ed è proprio il trend. C'è gente che parte da Milano per fare 7 ore di macchina per andare in Puglia e c'è gente che sceglie la stessa cosa per venire in Abruzzo, ma lo fa coscientemente. Ora dobbiamo essere capaci, come io ritengo che lo siamo e lo stiamo anche dimostrando, di saperla come dire, segmentare, di saper potenziare tutti i club di prodotto rispetto alle caratteristiche che ci sono, ma l'importante è che gli operatori, e questo sta già avvenendo, siano in grado di adeguarsi a questi cambiamenti. Anche l'offerta alberghiera si sta adeguando alla cambiamento della domanda turistica, anche il fatto di poter avere alternative sempre più frequenti di non pensione completa ma di pernottamento e prima colazione con ristorante alla carte, di attività più dinamiche, più modulari. È chiaro che non è facile, abbiamo l'integrazione dei costi che ci ha veramente soffocato, soprattutto quello energetico dell'anno scorso, il problema del Covid degli anni pregressi. Non possiamo lamentarci, ma c'è comunque anche il tema lavoro, risorse umane, identificazione anche delle risorse umane, che è un argomento che stiamo portando avanti con RENAIA, gli istituti alberghieri, la regione, gli enti preposti, perché la società deve sposare la scommessa dell'economia turistica di questo territorio. Lo ha fatto da sempre, non è possibile che oggi la società non riconosca in questa economia una grande opportunità di crescita per tutti i giovani e tutti coloro che ci si avvicinano e grazie alla quale riescono ad esprimere posti di lavoro non indifferenti. Allora, stavo cominciando a vedere delle immagini della pista ciclabile a Ortona, dove arriverà questa tappa in partenza, il prologo in partenza da Fossacese, e volevo parlare proprio del turismo sportivo, in particolare con Enrico Di Giuseppe Antonio, perché al di là di quello che è l'evento internazionale che porterà i professionisti e tutto il mondo mediatico in quei non soltanto uno o due ma 4-5 giorni, una settimana intera di preparazione per il Giro d'Italia, quindi con tutta la logistica, con tutta la parte dei servizi da approntare, c'è un tema che riguarda proprio la Via Verde. Lei, da presidente della provincia, conosce tutta questa vicenda sin dall'inizio, riguarda la sua fruizione ormai quotidiana, perché la Via Verde è frequentata anche d'inverno, con un equipaggiamento un po' più pesante, anche in mountain bike, per chi vuole fare una bella passeggiata, anche nelle giornate in cui il tempo non è così caldo come d'estate, è veramente un punto di attrazione per il turismo sportivo. Ma di quali servizi si ha bisogno, questo è il punto un po' cruciale, per poter vedere esplodere questa domanda anche in termini di un'offerta che sa poi incrociare le singole esigenze, perché il marchio ormai è passato, già a prescindere dal Giro d'Italia, vado sulla Via Verde, vado a fare la mia pedalata, la mia passeggiata il sabato o la domenica. Poi però servono i treni che possono trasportare le bici, servono tanti altri servizi, e su questo voi insomma siete quotidianamente sollecitati, mi sembra sicuro che sia questo uno dei temi. Io faccio il sindaco, e un sindaco in genere è un po' più legato al localismo, no? Se sono bravo o se la mia città si sviluppa, io dico che sono bravo. Nella nostra regione dobbiamo veramente mollare il localismo, il campanilismo, le appartenenze, perché non produce in termini di economia turistica e quindi di soldi. Perché dico questo? Daniele lo sa, perché lo ha seguito assieme a me nei 5 anni di amministrazione provinciale, l'ho seguito quando ero assessore al turismo all'inizio, molti, molti anni fa. Lì doveva essere ovviamente spostata la ferrovia, sarebbe rimasta come è rimasta la linea ferroviaria libera. Io ho fatto assieme a Giovanni Nativo, che ricordo e anzi a cui voglio dedicare una strada che porta, una delle traverse che porta la pista ciclabile, vincolato l'uso pubblico di quell'area, perché chi ci abita giustamente voleva poi acquistare dalle ferrovie dello Stato
i pezzi di ex tracciato. Abbiamo vincolato, abbiamo fatto e siamo arrivati. Io sono tornato a fare il presidente della provincia. Il presidente precedente aveva iniziato una progettazione, ma non c'erano né soldi né utilizzo delle aree di risulta, non con i 50 milioni che le ferrovie ci chiedevano per farle diventare diciamo di proprietà della provincia e farci la pista ciclopedonale, ma cercando di ottenere un risultato siamo arrivati a 2,4 milioni, una sorta di esproprio bonario, insomma una via di mezzo tra esproprio ufficiale e l'accordo bonario. Abbiamo iniziato, però purtroppo lo stanziamento è stato di 16 milioni, insufficiente per poter garantire un percorso di circa 40 chilometri anche con i servizi pubblici, a parte l'aspetto privato di cui parlerò e poi mi collego al turismo sportivo. Tutto questo non è possibile continuare perché qualche problema, nonostante il collaudo fatto diciamo dalla provincia ultimamente, la chiusura dei lavori, qualche problema lo presenta perché la strada è a ridosso del mare e la forza del mare a volte non risparmia niente. Sì, anche perché lì, nel momento in cui non era più esercitata la proprietà delle ferrovie dello Stato, certo, c'era un tema di ricarica delle scogliere. Non ce le metterà più nessuno e nessuno mai ce le ha mai messe. Quindi io penso che, e lo dico all'assessore, ma lo dico anche all'amministrazione che verrà dopo a guidare la regione, la pista ciclabile non è Ortona, Vasto o Fossa Cese o Rocca, la pista ciclabile, quella via verde, è l'Abruzzo e porta notevolmente successo all'Abruzzo nel suo complesso, perché chi sta a Pineto magari pensa di farsi una giornata sulla via verde, o chi sta sulla via verde pensa di farsi un viaggio in montagna, ma questo succede. Faccio un esempio così. I trabocchi, io sono sempre orgoglioso perché la denominazione trabocchi gliel'ho data io quando ero un giovanissimo assessore al turismo, perché una contessa di Fossa Cesia mi chiese di fare un concorso, ma non c'erano i social, quindi il concorso era difficile fare. Diamo una denominazione a questa costa, uscì Oleandri, perché l'autostrada era piena di oleandri. Io dissi, guarda, siccome i trabocchi stanno sparendo perché non c'è più pesce, soprattutto non c'è più, non hanno più risorse per fare la manutenzione, chiamiamolo Costa dei Trabocchi. Ci fu poi successivamente la ristorazione. Quanta gente, basta chiedere a tutti i B&B da Vasto a Ortona, ma Francavilla, e chiedere quante persone che andavano e che vanno in vacanza nel Salento si fermano meno di due notti per andarsi a mangiare su un trabocco, pensando che questo trabocco ovviamente una palafitta sul mare. La pista ciclabile collegata alla Costa dei Trabocchi significa che c'è anche sport, ci sono tante iniziative che si stanno facendo, però come giustamente dice lei direttore, c'è bisogno di investimenti e gli investimenti servono per garantire anche, come dire, maggiore sicurezza, perché per esempio, adesso lo raccomandiamo all'assessore Daniele, c'è l'idea di Enel X che aveva proposto di illuminare la pista ciclabile, perché poi tra l'altro vanno di notte con le biciclette, quindi si collega bellezza, paesaggio. Ci sono anche le gallerie su cui insomma bisogna fare molta attenzione quando si transita a piedi, perché sono le bici che ti possono investire, insomma c'è sempre un po' di interventi ulteriori da io fare. Se avessi avuto più soldi avrei fatto un po' più larga la pista ciclabile, perché anche chi passeggia due persone una a fianco all'altro deve fare la colonna. Bene, allora sono tante cose da fare, assessore, mi pare di capire, però la principale rispetto a questo tema è veramente rendere questo percorso regionale. Ci sono dei punti, c'è anche la sua Francavilla dove insomma, non è ancora completato tutto il tragitto e quindi veniamo al tema dei servizi, perché poi il turista, come diceva Enrico Di Giuseppe Antonio, coglie il messaggio, perché ormai il messaggio della Costa dei Trabocchi, così come tanti altri messaggi legati all'Abruzzo, sono passati. Io per esempio parlo del messaggio dell'Aquila come capitale della perdonanza, con la visita del Papa state registrando dei numeri straordinari della città che rinasce con tutto lo suo splendore, con i palazzi finalmente ricostruiti, ecco, però poi servono i servizi sul territorio. Ecco, allora su questo, perché lei è anche assessore alle attività produttive, il mondo dell'impresa, il mondo
mondo dell'industria turistica. Che tipo di salto di qualità è chiamato a fare e che tipo di affiancamento voi a livello istituzionale potete dare affinché poi chi viene in Abruzzo possa trovare non soltanto la bellezza ma anche l'efficienza? Comincio con tranquillizzare il mio presidente, come ha ricordato, è stato il mio presidente. Cioè, della provincia. Della provincia. Se non fa già presidente della regione, è troppo. No, vabbè, lui ha parlato, dice, la pista rappresenta l'Abruzzo, no, la pista prima di tutto rappresenta l'Adriatico, perché diciamo che la Costa dei Trabocchi è solo un tratto della ciclovia adriatica che parte dall'Emilia Romagna e terminerà in Puglia. Quindi... Peraltro c'è anche il ponte che sta per prendere vita tra l'Abruzzo e le Marche, sì, Giovannelli, sì, siamo, è un'infrastruttura, ci siamo. Un'infrastruttura ormai progettata, pronta. Ci siamo. Sì, addirittura doveva essere già appaltata, purtroppo l'abbiamo avuto un piccolo problema di sfalsamento di dati tra noi e la Regione Marche, perché... la progettazione era affidata alla Regione Marche, che aveva dei finanziamenti che potevano essere spesi entro il 31/12/2024. I nostri erano fino al 31/12, spendibili entro il 31/12/2023, quindi non si collimavano, però adesso insomma, ci siamo raccordati con i tempi, c'è la progettazione esecutiva e quindi così come il ponte sul fiume Alenta a Francavilla sta vedendo la luce, insomma, penso che fine estate verrà inaugurato. Dicevo, volevo tranquillizzare perché è evidente che la pista è oggi un gioiello, è come un gioiello, soprattutto quella, insomma, il tratto Chietino della Costa dei Trabocchi è come un gioiello, purtroppo è fragile. E quindi insomma, ci sono molti problemi legati agli investimenti che prima le ferrovie facevano di difesa di quel tratto di costa. È evidente che noi siamo riusciti a intercettare un finanziamento PNRR di 26 milioni di euro per il completamento ovviamente di tutta la parte, il frontale abruzzese della ciclovia adriatica. Ci sono punti più delicati, insomma, anche rispetto alla parte nord ci sono ancora piccoli tratti che mancano, vanno raccordati, insomma, quindi abbiamo finito di investire gli ultimi risorsi del master plan e adesso ci accingiamo a progettare i 26 milioni, soprattutto invece per quanto riguarda la Costa dei Trabocchi a Torino di Sangro, località Lago Dragoni, dove ahimè il mare avanza sempre di più e la collina frana. Insomma, un tratto di circa 700-800 metri è completamente stata ingoiata dal mare, però lì stiamo progettando addirittura un ponte, una cosa sobria, molto carina, insomma, che quindi permetterà di risolvere quel problema definitivamente. Poi ci sono i tratti di vasta Mura Terminale, quindi devo dire che siamo riusciti, devo dire, siamo stati bravi, ma ogni volta, tanto bisogna anche dirlo quando ce lo meritiamo, intercettare questo finanziamento e quindi nel giro di un paio d'anni diciamo che sicuramente uno si metterà in bici a Martinsicuro e potrà arrivare a San Salvo camminando sempre sulla stessa pista, non come avviene oggi che ogni tanto bisogna rimettersi sull'Adriatica, tra virgolette, una cosa anche pericolosa, certo, per l'utenza, certo, delle bici. Abbiamo e quindi rispetto a questa cosa qua sicuramente mi sento di tranquillizzare che si sta lavorando. Sui servizi? Rispetto ai servizi è evidente che l'Abruzzo oggi sicuramente ha bisogno, ma questo lo potrà dire sicuramente Giovannelli più di me, per quanto riguarda la recettività, di uno svecchiamento, un ammodernamento. Noi devo dire che fra 20 giorni, diciamo un mese, ci mettiamo tranquilli, usciremo con un bando con risorse che ho recuperato un po' di vecchi bandi non spesi, insomma sono riuscito a mettere insieme circa 7 milioni di euro e uscirà un bando per l'ammodernamento delle strutture ricettive già esistenti, perché sai, con 7 milioni di euro è inutile fare un bando per nuove strutture, insomma è evidente che sono, sì. Però permetterà a molte strutture di aggiornare i propri servizi, insomma di rendere le camere più confortevoli, di dare qualche servizio in più, di sistemare anche i propri arredi, i propri giardini, e quindi sicuramente anche su questo ci stiamo concentrando e soprattutto ci stiamo concentrando anche sull'aspetto della formazione. L'istituzione, la regione ha il compito di rendere visibile l'Abruzzo, ma poi una volta che riusciamo a far vedere che l'Abruzzo è una bella regione che vale la pena di visitare, poi la palla passa agli operatori. Sì. Devo dire, noi anche in questi ultimi due anni c'è stato un cambio di passo anche per quanto riguarda la promozione nelle fiere. Noi prima, insomma, si andava
con lo stand istituzionale della Regione. Noi da 2 anni, grazie anche a un protocollo d'intesa fatto con le Camere di Commercio, con cui c'è perfetta sintonia per quanto riguarda la promozione della nostra regione, andiamo con gli operatori, cioè è inutile che vado io, posso andare, voglio dire, l'assessore, ma poi chi viene, soprattutto in fiere che sono spesso B2B, la gente ha bisogno di incontrare l'operatore, di vedere l'offerta, e quindi ci stiamo concentrando anche sulla formazione, perché dicevo, noi abbiamo il compito di far capire quanto è bello l'Abruzzo, ma poi tocca agli operatori coccolare i turisti, rendergli questa vacanza indimenticabile, fargli vivere le tante esperienze che possono fare in Abruzzo, avete ricordato la montagna, il mare, i nostri borghi, i cammini, le piste ciclabili, e più, chi più ne ha più ne metta, quindi rendere questa esperienza indimenticabile lo si può fare solo se si è professionali nel proprio lavoro, e come tutte le altre cose il turismo richiede professionalità che oramai gli utenti richiedono, e quindi ci stiamo concentrando anche nelle risorse rispetto alla formazione, tra virgolette fra poco partiranno anche dei corsi di formazione, noi abbiamo intercettato anche un finanziamento PNRR, non sono tanti soldi, un paio di milioni di euro, per il turismo sostenibile lungo tutta la via, la ciclabile, quindi partiamo da Martinsicuro a San Salvo, per rendere alle persone meno fortunate la possibilità di accedere sulle spiagge. Ogni comune ha fatto il suo progetto e tra virgolette molti fondi saranno dedicati alla formazione che tra virgolette sarà svolta dall'ANFAS, da Legambiente, proprio per far sì che anche le persone portatori di handicap possano usufruire delle nostre spiagge o delle nostre montagne. Bene, noi ci fermiamo per un'altra breve pausa, poi torneremo in studio per un ultimo giro di interventi con i nostri ospiti, in linea alla regia. Siamo tornati in studio, beh, siamo alla vigilia però della stagione estiva, e non possiamo non porre a Gianmarco Giovannelli, in rappresentanza delle imprese turistiche regionali, un paio di temi che sono poi quelli caldi che riguardano la categoria. Il primo è quello dell'incertezza legata alle concessioni rispetto alla vicenda Bolkestein, e poi c'è anche il tema che riguarda, l'assessore parlava di formazione, ma anche il reclutamento del personale per il turismo, che è sempre più complicato per gli alberghi, per gli stabilimenti balneari. Ecco, quali sono queste difficoltà che state incontrando e quanto rischiano di incidere sulle vostre attività, Giovannelli? Ma prima ho accennato in effetti la necessità di individuare con gli istituti alberghieri, con i quali c'è un protocollo nazionale con Federalberghi, ma anche con Foturismo, un accordo affinché ci sia un avvicinamento sempre di più efficace tra il mondo della scuola, il mondo della formazione, anche direi le università e le imprese. Molto è stato già fatto in realtà, ma il problema non è il rapporto, la consapevolezza che si può generare tra gli enti preposti alla formazione dell'accoglienza e le imprese, il problema a mio avviso è più un problema sociale, cioè c'era una consapevolezza diversa negli anni precedenti rispetto a quella che poteva essere l'avviamento di un affaccio al mondo del lavoro attraverso la cosiddetta stagione o attraverso i cosiddetti weekend nei ristoranti, attraverso anche delle esperienze parziali che sono poi man mano nella vita diventate anche più importanti, per alcuni anche una scelta di vita, direi anche internazionale. Perché comunque l'accoglienza sia enogastronomica nella ristorazione, sia turistica ricettiva negli alberghi, ma anche tutto quello che è l'indotto dei servizi intorno all'accoglienza è un passaporto per il mondo, cioè noi abbiamo tantissimi ragazzi, tantissime figure che poi hanno potuto anche fare, replicare e probabilmente perfezionarsi all'estero, così come molti stranieri si perfezionano in Italia, cercando di sposare, di seguire, di conoscere anche delle nuove culture.
Ora, questo è un problema sociale, problema che viene da lontano ed è stato, a mio avviso, intensificato molto anche con questa errata istituzione del reddito di cittadinanza che non toglie assolutamente l'attenzione alle necessità reali sociali, ma che probabilmente è stato un po' troppo generalizzato e passa il principio, un principio sbagliato. Chiaramente noi facciamo anche un'analisi interna, non difendiamo l'indifendibile, lo abbiamo sempre detto e lo ribadiamo in qualsiasi ambito, ma è chiaro che trovare un ambito importante aziendale, un PIL così evidente che decide anche di iniziare nuove risorse umane all'avvio di un'esperienza lavorativa, penso che sia una grande opportunità che debba essere attenzionato e debba essere osservato così come lo era direttamente anche dalle famiglie e direttamente anche da tutti coloro che si adoperano affinché questo lavoro diventi sempre più professionale. Mi ricollego a una riflessione dell'assessore che è molto attento anche a questi aspetti, dato che il protocollo Renaia, il cui presidente nazionale è abruzzese, il preside Valentini, che saluto, che ho accompagnato a siglare, lo sigleremo tra qualche settimana, ma a iniziare un lavoro di confronto proprio con la ricettività italiana. Dicevo, l'accoglienza abruzzese è apprezzata perché è semplice, umile, è calda, è genuina, è fatta anche di un buon cambio generazionale. Per dire la verità, mi aspettavo nella mia piccola esperienza, seppur quasi ventennale, di esperienza di rappresentanza ai vari livelli, ma anche di attività familiare quasi 60 anni, partendo dai miei nonni, mi aspettavo che ci fosse un cambio generazionale più frizzante, più dinamico, così come c'è stato nell'agricoltura, dove abbiamo visto una nuova generazione che non solo un cambio generazionale, io noto in Camera di Commercio quando anche leggiamo i progetti, parliamo della Camera di Commercio del Gran Sasso, noto anche il coraggio di avvicinarsi anche a delle nuove interpretazioni delle culture, dell'agricoltura, dei mercati, della comunicazione. Sul turismo è più difficile. Sul turismo è stato un po' più difficile, ma penso anche perché questo è uno di quei problemi che è stato intensificato dall'aumento sproporzionato dei costi di gestione e dalla stagionalità che non è riuscita ad ampliarsi. Ora qui possiamo aprire un argomento molto ampio, ma è chiaro che parlare di destagionalizzazione significa comunque parlare anche di tante infrastrutture e di tante realtà che si centralizzano in un territorio nazionale, che tra l'altro l'Abruzzo potrebbe anche essere opportunamente adatto, dato che ha una posizione geografica mediana nello stivale. Un aeroporto. Perfetto, ma ecco, abbiamo la necessità di mettere a regime i trasporti su rotaie e qualcosa di importante dovrebbe avvenire da qui a breve. Dobbiamo ovviamente credere a molto nell'infrastruttura aeroportuale, la vicinanza anche di Roma, che noi sottovalutiamo, ma la vicinanza di Roma non come capitale e non solo come capitale, come cittadini romani, che comunque ringraziamo perché sono una parte importante delle nostre presenze, ma la vicinanza di Roma come infrastrutture, certo. Il progetto anche strategico con le autostrade, sperando che termini anche tutto quello che è il problema temporale delle lungaggini, certo, dei viaggi che stiamo subendo un po' tutti, ovviamente sicuramente necessarie per mettere in sicurezza i tracciati, però anche qui ci vuole un cronoprogramma abbastanza preciso che vada a finire anche nella programmazione turistica, ma anche nella organizzazione di alcuni pacchetti, perché è vero che la destagionalizzazione è importante ed è necessaria, ma ha un costo, bisogna programmarlo, è quasi indispensabile, ma molto anche si gioca sui trasporti. Sì. Poi ci sono delle nicchie di turismo su cui è difficile fare anche delle previsioni e impostare queste strategie di cui parla
l'amico Gianmarco Giovannelli, perché esplodono così. È successo a Fossa Cesia, per esempio, che questa località di villeggiatura tranquilla, non lo dico in senso proprio, senza nessun'altra connotazione, delle estati di tanti villeggianti della provincia di Chieti, non soltanto della provincia di Chieti, perché Fossa Cesia comunque è stata sempre una meta negli anni che ha una sua storia, è diventata una capitale della movida di Giuseppe Antonio. Allora si tratta di gestire un turismo diverso, perché anche questo è turismo e anche questo è fonte di immagine, fonte di ricettività, fonte di attrazione, fonte di circolazione di un marchio che è diventata un po' la riccione dell'Adriatico, Fossa Cesia, un po' come i centri dell'Alto Abruzzo, Martinsicuro, Alba Adriatica, per la presenza di locali e anche di un turismo totalmente diverso, anche difficile da poter servire in termini di strutture, quello dei ragazzi. Ecco, come state affrontando questa nuova veste della città? Allora, qui c'è un'intuizione giornalistica del direttore che entra nel mio pensiero, perché stavo riflettendo su quello che diceva Gianmarco. Gianmarco poneva la questione delle nuove generazioni, forse meno interessate a entrare nelle imprese turistiche o a promuovere l'impresa turistica o a investire in un'impresa turistica, rispetto per esempio all'agricoltura che in alcune parti del paese sta rinascendo. A Fossa Cesia succede il contrario. Infatti io adesso stavo riflettendo come collegare la presenza di giovani che spesso vengono al comune per chiedere informazioni sugli investimenti che vorrebbero fare. Innanzitutto sulla spiaggia. La spiaggia è legata a Bolkestan, eccetera, eccetera. E poi ecco, io questo voglio spiegarlo. Voi tutelate in una maniera molto, molto particolare, perché a Fossa Cesia, a parte il periodo estivo, non si vedono stabilimenti parte dell'Arenile. Che voi, voglio dire, la Bolkestan la state applicando da anni nella vostra storia, e peraltro si svolgono anche attività sportive di un certo rilievo, come quelle del windsurf, perché c'è il vento. Insomma, avete destagionalizzato? Sì, perché sono concessioni stagionali. Adesso esatto. Abbiamo fatto il piano demaniale, sì. Spiego dopo una battuta sul piano demaniale, sì. E sulle spiagge libere. I giovani vogliono investire. Certo, probabilmente la movida, un po' la Gallipoli d'Abruzzo, la Riccione poi in effetti poi si è spostata, la movida verso il sud nel Salento, crea qualche problema. Però io devo obiettivamente sottolineare un aspetto importante. Lì sono molti giovani e giovanissimi che vengono da ogni parte d'Italia. Ci sono questi locali che investono su iniziative, su diciamo spettacoli importanti con dei cantanti noti, un po' soprattutto al mondo giovanile. Questo porta ovviamente a un incremento dell'economia, indubbiamente, no, perché ristoranti o tutte le attività, soprattutto nei giorni, anche la domenica scorsa, lunedì, hanno riaperto alcuni stabilimenti per la movida, c'erano migliaia di ragazzi che evidentemente prima di andare a ballare avranno scelto anche i ristoranti, perché lunedì di Pasqua e domenica era impossibile trovare un ristorante a Fossa Cesia, neanche con la raccomandazione. Quindi questo investimento esiste naturalmente, perché? Perché i ragazzi spendono di più. Cioè, mentre noi, Gianmarco me lo può dire, fa l'impresa turistica, mentre noi quando usciamo, se abbiamo 100 in tasca, cerchiamo anche di risparmiare, certo. Il giovane ha oltre 100, certo. Ha tutto quello che ha in tasca. Però devo dire, la sicurezza è garantita, parte qualche scaramuccia, davvero garantita a Fossa Cesia. C'è stata forse anche un'esasperazione dell'informazione in alcuni passaggi qualche anno fa su alcune risse, ma di breve durata e con poche persone, perché c'è una attenta valutazione e prevenzione da parte dei carabinieri, perché insomma quando poi una località non grandissima si afferma per questo tipo di presenza e di attività che riguarda la movida,
la sicurezza, la prevenzione è molto più serrata e molto più severa. Poi c'è tutto lo sport, adesso nel Giro d'Italia faremo un'iniziativa che presenteremo sabato in una conferenza stampa, e il surf è un po', c'è il vento, no? Sì. In alcune giornate c'è il vento e c'è una presenza soprattutto invernale. Piano spiaggia, decisione definitiva che porteremo in Consiglio Comunale, il 60% dei 5 km di spiaggia di Fossacese resterà spiaggia libera. E la mia città è una città anche generosa sotto tutti i punti di vista. Noi abbiamo le docce gratis, i servizi igienici gratis sulle spiagge libere, il livellamento della spiaggia costante, la pulizia quotidiana, quindi c'è anche gente che magari viene a Fossacese, va sulla spiaggia, magari poi forse consuma solo una bottiglia di Coca-Cola, ma scherzo, ma comunque, insomma, la gente che decide di stare sulla spiaggia libera, ed è un incremento ovviamente delle attività. Torno a ribadire, bisogna che un po' si faccia squadra tutti quanti, più andiamo avanti, più c'è un risultato, più è importante, torno a ribadire, questo pilastro importante dell'economia che è rappresentato dal turismo. Io sono contento, sono all'ultimo anno di sindacatura e quindi spero di cedere a chi verrà dopo di me l'idea che il turismo è davvero per noi, per la mia città. Oltre a Beh, si parla un po' di più di Fossacese in giro rispetto a... Si parla un po' di più e devo dire che a volte la costa, a parte la costa Fossacese, la costa dei Trabocchi, in qualsiasi parte dove io vado e c'è qualche collegamento alla BIT, per esempio, con la costa dei Trabocchi, c'è subito un'attenzione particolare di chi ti ascolta. Esatto, esatto. È passato, il concetto è passato, così come sono due o tre cose che sono passate della brutta. Posso fare una battuta? Una cosa che mi ha fatto immensamente piacere. Entro in un ristorante di Milano e c'entra Rete 8. E dice una coppia di persone anche importanti, dice: che bravo sindaco. Io pensavo, stavo con i miei parenti, pensavo che si rivolgesse, forse c'è il sindaco di Milano. A un certo punto li guardo, forse li conosco, mi avvicino e dico: oh, scusate, non vi ho riconosciuto. Loro mi hanno detto: veramente non ci siamo mai visti. Dice: però siccome ieri abbiamo visto Costa dei Trabocchi, è uscita la sua faccia, la sua città. Ecco, a parte la battuta della faccia della città, mi dice: ma davvero la Costa dei Trabocchi emerge rispetto a altre parti d'Italia, di una parte non conosciuta della nostra regione? Io me lo auguro di cuore. È uno di quei messaggi che è passato, così come è passato, piaccia o non piaccia, per esempio il messaggio degli arrosticini, come uno dei temi di attrazione. Ben venga, ben e anche, venga. Anche in questi weekend, insomma, in tanti vengono in Abruzzo tre giorni, per farsi una passeggiata in campagna fa l'olio e mangiare gli arrosticini. Che non parli di suo olio. Non c'è nulla di male. Poi non ancora è... non me lo fa provare. Però al di là di questo, ovviamente, su che cosa, qui chiudiamo con l'assessore, su che cosa si vince la competizione, inutile negarlo da Mario, è comunque una competizione anche con le altre regioni. Che carte deve giocare l'Abruzzo? Ma è evidente che la competizione si vince nei confronti delle altre regioni. Io devo dire che ho l'onore e l'onere anche di essere il coordinatore della Commissione Politica Turistica all'interno della Conferenza Stato-Regioni, insomma sono il coordinatore per farci capire dagli spettatori di tutti gli assessori regionali d'Italia del turismo. È evidente che poi, tra virgolette, è evidente che sia così anche da un punto di vista costituzionale, perché insomma il turismo è una delle poche materie ancora demandate alle regioni. È evidente che poi ogni regione deve però far parte di una macro aggregazione. Guardate, la Costa dei Trabocchi, tornando lì, ha avuto successo perché a nessuno è venuto in mente di propagandare Fossacesia o Torino di Sangro. O la Costa dei Trabocchi ha una sua visibilità perché è vista nella sua interezza, così come Teramo potrebbe tornare a ripremere sulla Costa Blu, come detto prima. È evidente che è così, vale. A proposito, bandiere blu da tutte le parti, quindi diciamo anche sì, il mare abruzzese è pulito per chi ci vede da fuori regione, e abbiamo il record anche questo. Beh, insomma, il responso ancora arriverà però, qualche notizia. Insomma, ci dice che anche quest'anno avremo un buon risultato rispetto a questo, e questo sicuramente è il frutto di un lavoro che si fa a monte del mare, perché è evidente che se il mare sono
balneabili con risultati importanti da un punto di vista della qualità delle acque, e perché si lavora a monte con i depuratori. Insomma, l'inquinamento spesso avviene a monte della costa, non proprio lungo la costa. Dicevo, è evidente che poi la partita va giocata in competizione tra le varie regioni, però anche con alleanze alle regioni, perché è evidente che l'Abruzzo, se parliamo della promozione del mare, non può fare a meno di colloquiare con la Puglia o con le Marche, perché devi prima far vincere l'Adriatico e poi all'interno dell'Adriatico facciamo competizione, così come, devo dire, abbiamo stretto una bella alleanza alle regioni dell'Appennino, perché riteniamo che l'Appennino, promuovere solo l'Appennino abruzzese, è sbagliato, nel senso, noi dobbiamo promuovere per prima la catena dell'Appennino e poi facciamo la nostra competizione interna. Devo dire, abbiamo fatto una bella alleanza anche, e spero il 16 prossimo di avere qualche buona notizia rispetto al Ministero per qualche ristoro. Prima parlavamo della stagione sciistica che è cominciata in ritardo, devo dire che il Ministro Santanchè si è mostrata sensibile, e quindi diciamo che il 16 sicuramente avremo qualche buona notizia per i maestri di sci, per gli impiantisti. Insomma, stiamo ancora quantificando, però insomma, qualcosina otterremo. Quindi dicevo, è ovvio che c'è una competizione regione, ma dovrà essere prima una regione, una competizione fra le varie macro aree. È evidente che noi, voglio dire, dobbiamo prima vincere la battaglia come Adriatico rispetto al Tirreno, e poi magari all'interno dell'Adriatico facciamo la nostra competizione. È evidente che devo dire un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, però insomma, oggi, proprio stamattina, abbiamo cominciato a lavorare rispetto alla costituzione reale della Film Commission, che finalmente sarà in Abruzzo e che sarà un altro strumento sicuramente di promozione territoriale. Stiamo lavorando alacremente, è ovvio che i risultati si vedono dopo 2-3 anni di un lavoro di promozione della regione, però ritengo che la strada imboccata sia quella giusta. Ho detto, c'è un buon momento anche di coesione di tutte le realtà abruzzesi rispetto a quello che vinciamo la battaglia, facciamo conoscere l'Abruzzo e poi ognuno si giocherà le proprie carte, però c'è coesione, insomma, tanti piccoli campanili pian piano cominciamo a smontarli, e quindi è evidente che se vince il sistema Abruzzo, se viene conosciuto l'Abruzzo, poi le aree interne si giocheranno le proprie carte, la montagna, il mare, le città come l'Aquila, Pescara, insomma. Anche perché sono tutte compatibili tra di loro nell'ambito di una stessa vacanza. Assolutamente sì, tra virgolette, anche vicine. Poi insomma, partiranno fra poco anche i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto, che quindi consentirà all'Abruzzo di avere un aeroporto internazionale. Abbiamo, diciamo, rifirmato l'accordo con Ryanair per tutta la Summer 2023, c'è la novità del volo diretto con Lussemburgo 2 volte a settimana. Insomma, il lavoro di carne alla brace ne abbiamo messa tante, insomma, speriamo di avere risultati che comunque cominciano ad arrivare, perché i dati ce lo dicono, e quindi insomma, sono risultati innegabili. Benissimo, io ringrazio l'assessore Daniele Damario, Gianmarco Giovannelli, Enrico Di Giuseppe. Grazie Antonio. Buone vacanze in Abruzzo, chiudiamo così. Assolutamente sì, vi aspettiamo in Abruzzo. Grazie a tutti voi, arrivederci.